Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con un extra, un video che mi è venuto così out of nowhere, come si suol dire. Prima però di iniziare vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad andare a guardare il primo episodio di Puoi Mangiarlo stagione 2. Siamo primi in tendenza, almeno fino a quando sto registrando questo video. Il video è bellissimo, grazie mille di tutto il supporto, sono davvero contento che vi piaccia. Ma se ve lo foste perso, link in descrizione o in precedente video è proprio quello. Detto questo, cosa andremo a fare oggi? Già vedete che sono sul canale di Melagodo, quindi la cosa è molto molto spicy. In realtà quello che voglio vedere sono i video che ho caricato nei community channel in questi anni. Stiamo parlando di 9 anni fa, 10 anni fa più o meno, quando appunto per cercare di crescere un po' su YouTube ci si affidava ai community channel, cioè dove si caricavano i video cercando di farsi conoscere fondamentalmente. Su Melagodo io ho caricato esattamente 2 video su Team Fortress, addirittura a scuola di Team Fortress, un gioco free to play di cui non ci ho mai capito quindi non ho idea del perché io dessi lezioni. Su Jimba invece ne ho caricati davvero tanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 video su Jimba, ed ero appunto rookie di Jimba Network, cioè uno effettivamente che contava qualcosa. Nella realtà dei fatti, in realtà, non contavo un cazzo. Cioè, ero proprio una delle ultime ruote del carro. Ma andiamo a vedere la scuola di Team Fortress by Xmurri. 1 marzo 2012, sembra una vita fa. Ciao a tutti melagodiani, qua per vostro sfortuna. Ciao a tutti melagodiani. Già fa ridere così. Frame rate penso tipo, non lo so. Sì. Quando mi hanno chiesto quanti FPS vuoi nel gioco. Sì. Tornato finalmente su Melagodo. Dico ritornato perché questo non è il primo video che carico su questo... Ma che... Ma non è vero. Cioè, vi assicuro che era il primo video. Ma vediamo meglio cosa dico, perché non mi sembra che io abbia caricato altri video su Melagodo. Ma avevo già caricato un video di Team Fortress 2 in passato e siccome avevo molta voglia di fare questa piccola serie, spronato anche da JK. Spronato da JK? Ma quando c***o ho mai parlato con Johnny Creek io? Non mi ricordo assolutamente, comunque spronato da JK, grazie JK. Misi questa serie che morì al secondo episodio, probabilmente perché mi sono reso conto di non capirne una minchia di Team Fortress. Cioè ancora non so quale sia il primo video di cui sto parlando. Piccolissima serie che durerà solamente per 3 episodi. Spoiler. No, spoiler. Concentrata unicamente su Team Fortress 2. Madonna, la dislessia a livello alti, non voglio dire jump attack, ma altissimo. Non è possibile. Le serie dunque andrò ad analizzare le 9 classi presenti in Team Fortress 2, dividendole per le 3 sottocategorie delle... Ma ero acceleratissimo, cioè avrò pippato qualcosa, perché non si spiega questa entusiasmo, questa euforia. Quali fanno parte? E con questo video mi propongo, con questa serie, anzi, mi propongo di convincervi ancora di più a provare Team Fortress 2. Ma perché sono così allazzato? Perché non prendo fiato? Sembra veramente mi debba venire un colpo da un momento all'altro. E se dopo lei tutti e 3 video non sarò riuscito a farvi provare almeno per una volta Team Fortress 2, che come ricordo è un free to play. Non ho capito. Come ricordo è un free to play. Un free to play? Proprio scritto free to play. Bello. Sì, mi potrò considerare un fallito. Quindi detto questo ragazzi, sempre grandissima autostima di che me stesso. È anche arrivato il momento di smetterla di parlare così, perché sembra che mi abbiano fatto qualche dose per cavalli. Ah, quindi era voluta questa cosa. Io parlavo volutamente con questo tono. Ok, in questo primo episodio andremo ad analizzare la prima sottocategoria delle classi. Vedi com'è tutto più fluido, tutto più calmo, pacato, ragionato. Team Fortress 2, ovvero le classi d'attacco, di cui fanno parte il Pyro, il soldato e lo scout. Beh, cioè, praticamente io mi ero preparato una serie basata sulla lettura del menu di Team Fortress. Cioè, io ho detto, guarda, JK, io vorrei fare un video su Team Fortress dove leggo il menu. Ti va bene? Sì, faccio una serie. Perfetto. Partiamo alla prima grande da quest'ultimo. Vai. Madonna! Angelo! Che c***o ne sai, Angelo? Nel 2012 chissà che c***o stavi facendo. Bella. La classe dello scout è la prima classe. Madonna, il video era in 720p, quella foto era in 360 per quanto era sgranata. Attacco in quella di Team Fortress 2. E possiamo paragonare questa classe a un'ape con un razzo nel culo. What? Credo di aver sentito male. Fortress 2. E possiamo paragonare questa classe a un'ape con un razzo nel culo. Possiamo paragonare questa classe ad un'ape con un razzo nel culo. Ringrazio Angelo per averci fatto vedere come sarebbe un'ape con un razzo nel culo. E proseguiamo con questo interessantissimo video. Chissà perché non sono diventato uno dei maggiori esponenti di Melagodo.
No, l'equip di questa classe è composto da un fucile a pompa, una mazza da baseball, ecco, penso un razzo nel culo, pistolina. Quindi una bella perché pistolina. No, con questa classe potremmo un po' adottare lo stile di Muhammad Ali, veloce come una farfalla, pungente come una... Ma che c***o ne sai di Muhammad Ali? Ma una roba imbarazzante, ragazzi. Beh, no, forse non conoscete Muhammad Ali, lasciamo stare. Invece tu, porca grande esperto. Beh, insomma, questo e tante altre avventure su Me la godo. Darei un'occhiata veloce all'episodio 2. Vediamo come inizia l'episodio 2. Ciao a tutti, melagodiani, qua per vostra sfortuna Cix Murri e benvenuti in questo secondo episodio. Ma perché ciao a tutti melagodiani? Ma come c***o è venuto in me? Ah, meco io, pure la mia intro c'ho impiccicato. Momento, mi sembra giusto. Momento, prima di iniziare questo nuovo episodio, volevo fare un paio di puntualizzazioni. Chi di voi si ricorda? Ti prego, fammi le puntualizzazioni! Cix Murri, quello che aveva iniziato la serie su Team Fortress 2? Eh? Nessuno? Perfetto. Un simpaticone, ma fin dagli albori di YouTube ero proprio lo spirito di questo canale. Ne è passato di tempo dal primo episodio di questa serie e nel frattempo sono successo un paio di cose, si sono estinti i dinosauri altre due volte, i ghiacci si sono definitivamente sciolti, no? Ma ti giuro, l'anima della festa. Sto scherzando, ne è passato veramente tanto di tempo, questo perché mio padre ha deciso di fare magicamente cadere il mio hard disk per terra e quindi questo è finito in Germania, poi è ritornato a Bologna, insomma. Mio padre mi sabotava fin da piccolo. Vedi come cazzo sono dovuto crescere io su YouTube. Molte peripezie che mi hanno impedito di finire questa serie e che adesso tornerò a finire nel più breve tempo possibile. Io non vorrei interrompere ogni due minuti il video, ma ho una domanda che proprio mi si sta scaturendo dalle viscere. Ma di tutto quello che sto raccontando, a chi cazzo gliene dovrebbe fregare qualcosa del mio hard disk finito in Germania e poi tornato in Italia? Cioè, proprio che ce ne frega, questo vorrei capire. Detto questo, direi che possiamo realmente iniziare con l'episodio di oggi. L'altra volta, se ben vi ricordate, avevamo analizzato le varie classi dell'attacco. Oggi sì. Analizzeremo invece le classi della difesa. Però, sì. Anche qua, prima di iniziare, scusate per i vostri timpani, so che sanguineranno a breve. Prima di iniziare con... Però, se sentite dal tono di voce, adesso direi anche di mandare a fanculo Me la godo, in senso figurato ovviamente. Ero proprio contento di fare sti video. Quindi evidentemente ero veramente euforico di finire su questo community channel. Come se non bastasse, però, visto che io non ero né carne né pesce, non appartenevo effettivamente a nessuna community, volevo anche scroccare degli iscritti da Jimba Network. Pensate che Jimba si è fermata a 57.000 iscritti, ma ai tempi era uno dei canali più grossi di YouTube Italia. Su Jimba ero considerato, mi ero autoproclamato l'esperto degli horror. Ciao Jimba, qua è Rostar Fortuna Cix Murri e benvenuti in un nuovo episodio di... Ciao Jimba. Non so, ditemi voi se preferivate ciao Jimba o ciao Melagodiani. Ciao Melagodiani è un po' più effettivamente... A me dare, ho un nuovo microfono, un nuovo headset. Queste sono le G35. Ma cosa... Che cazzo me ne dovrebbe fregare a me? Cosa cazzo me ne dovrebbe fregare? Sì, sono delle buone cuffie e con queste cuffie diciamo che è stato un po'... Madonna, perché parlavo così? Ma perché... Guarda, sta roba non me la ricordavo nemmeno. Minchia, cioè, ci sono certi pixel che sono delle castagne, porca troia. Madonna, quando ancora il mio salotto era bianco e non giallo merda. Il secondo capitolo di The Hattic, perché il primo capitolo vi è piaciuto abbastanza. Provate portato il primo capitolo su Jimba. Questo allora è il primissimo video su Jimba. Ma porca di quella tro... 8 agosto 2012. Jimba, qua per la nostra sfortuna c'è Xmo... Porca puttana, si sente la differenza? Però comunque me l'avevano accettato ai tempi questo video, quindi evidentemente per loro l'audio era ok così. No, oggi nessuna intro strana, perché come potete vedere sto guardando questo microfono strano. Ma io compravo un headset ogni qualvolta dovessi fare una nuova serie su Jimba. Cioè, quanto c***o mi è costata sta collaborazione? Come audio ci siamo, diciamo è un audio buono, come microfono purtroppo... non so perché fa cagare il microfono stupido. No fa cagare. Vedrete appunto questo audio un po' tondeggiante, troppo tondeggiante. Magari appena poi mi arriveranno il paio sostitutivo. Il paio, scusami, sostitutivo. Bisogno di una bla bla. Spero che si potrà risolvere questo problema. Si possa. Comunque, eccoci qui in una nuova custom. Non mi frega un cazzo. Allora, vi voglio far vedere quanto cringe ero a fare Amnesia. La copia fasulla di PewDiePie. Di PewDiePie, scusate, facce di merda. Ma ancora peggio di Favij, che già era la copia di merda di PewDiePie.
spero che appunto questa mappa non sia... Però posso dire, 2012 avevo 17 anni, cioè ma cosa cazzo? Troppo calma, non mi piacciono le mappe troppo calme in cui... Ma è una gran cazzata, Murri, perché le mappe, anzi, troppo agitate, ti cagavi addosso, quindi di che stiamo a parlare? Sì, sto cazzo. Ma che cosa cazzo? Cioè, manco lo traducevo, lo leggevo per i cazzi miei. In forma umana quando tornerà dalla guerra. Ed è una storia abbastanza triste, diciamo. Noioso da morire. Vediamo se tra un po' urlo e faccio qualche stronzata del genere. Oh, eccolo, 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 vai. What the fuck? Questo gli manca la testa. Oh oh! Oh oh, oh no! Fa strano comunque riguardarmi adesso a distanza di 9 anni e vedere quanta strada io abbia fatto. Quello ve lo posso assicurare. Ma andiamo, cioè mandiamo, anzi, egregiamente a fanculo questo video veramente obbrobrioso e passiamo ai giocatori della domenica. I giocatori della domenica era un format che andava in onda la domenica, per l'appunto. Mi invitarono come creator innovativo che faceva vlog e commentary insieme. Vediamo. Voglio vedere soprattutto la presentazione. Buongiorno, io sono Albi e benvenuti a... Albi, uno dei capisaldi di YouTube Italia, prima ovviamente che se ne andasse anche lui a fanculo, però era davvero veramente bravo, davvero veramente. Come al solito qua alla mia... no? Dietro di me? Che cosa ci fai dietro di me? Ala? No, non stavo facendo niente quelli. Super gag, super divertenti, Zelig. Ciao a tutti ragazzi, io sono Manuel, ma potete chiamarmi semplicemente Ala, come al solito del resto. Cioè, guardate la differenza adesso di qualità audio tra loro due e me. Allora, beh, direi che possiamo già partire. Ti prego, il nostro... presentami! Voi sapete che come al solito io andrò a leggere il suo canale, questa volta ce l'ho aperto qui davanti a me. E la descrizione del suo canale dice... Vai. Commentari innovativi, sì. Tutti nel mio classico stile che unisce il vlogging divertente ai videogiochi. Wow! Scoprite i miei video qui a fianco. Ma scopriamoli! Ciao a tutti ragazzi, qua è il vostro Fortuna Chex Murri. Sì, diciamo che io ho 16 anni. Sono... 16! Ma manco 17 anni avevo fatto! Ma porca! Hai 16 anni? Sì. Ah. Te ne davo in queste immagini davo... che hai qua con i baffi. Sai che te ne davo. Io te ne davo 20. Che palle! Prima diciamo che avevo un altro canale, come moltissimi sapranno. Segnale disturbato. Che era Segnale disturbato. In questo canale diciamo che non trattavo completamente i videogiochi, ma era un canale diciamo abbastanza scopiazzato da Wilush. Bello, metto subito le mani avanti. Subito a proclamarmi colpevole. Colpevole, ma porca. Vabbè, insomma, 52 minuti e 20 di rottura di cazzo, dove raccontavo sostanzialmente la mia storia. Questi erano i video che non avete mai visto riguardo me. Li trovate appunto sempre su Jimba o Me La Godo, se voleste andarli a rivedere. Non so il motivo per il quale lo doveste fare, però. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Spero di avervi strappato un sorriso. Spero di essere migliorato da questi video, me lo auguro con tutto il cuore. Lasciate like, ci vediamo al prossimo video.